Andrea, quadernino rosso significa classifiche. Avevamo detto che la classifica delle 10 scarpe a 3 migliori avesse raggiunto le 10.000 views, avremmo fatto quella delle nostre 3 migliori. Siamo arrivati a 8.400, comunque vi consiglio di guardarla. Allora facciamo così, la facciamo, se non arriva a 10.000 non la fai uscire. No, comunque sto bene, un po' di freddo, giornate novembrine oggi. Freddino, umido, brutto tempo, quasi pioggia, ci vorrebbe una cassola oggi. L'unica cosa di questa classifica è che comunque chi sceglie comunque non può scegliere la stessa scarpa. Al terzo posto tu hai messo... La Solar Glide, te lo dico io. Al terzo posto tu, Andrea, hai messo le Solar Glide 5 di Adidas. Cosa ne pensi di questa scarpa? Ero un po' indeciso con la D-Star, che è una scarpa, praticamente la vendono a un prezzo da entry level, invece boh, mi sono trovato molto bene. Devo dire che però questa, come si dice, questa personale classifica la stiamo facendo sulle scarpe più da rigenero, e devo dire che comunque tutta quella schiuma, sia nel tallone che nell'avampiede, si sente e fa bene quando si è stanchi, quindi l'ho messa nelle tre, perché sinceramente la uso spesso quando sono scassato. Io invece, Andrea, al terzo posto ho messo in casa Hoka le Clifton 8. Oggi, se guardate sui siti internet, non c'è una Clifton 8 che costi meno di 89 euro. Cosa ne pensi di questa scarpa? Poi ti dico la mia opinione. L'avrei scelta anche io. L'ho usata appena uscita, praticamente adesso stiamo aspettando la 9. È una scarpa con cui si riesce a correre abbastanza forte, e comunque si sente che c'è un sacco di protezione. La volevo scegliere anche io, diciamo, ma dopo l'hai scelta te, quindi te l'ho lasciata. Sì, sicuramente al lancio della scarpa ho notato che correndo piano le sensazioni sono fantastiche, ma anche andando velocemente, una scarpa che ti fa correre a tutte le velocità. Invece, Andrea, al secondo posto tu hai messo in casa ASICS le Nimbus 24-25. Le 25 sono appena uscite, o comunque usciranno dopo che pubblicheremo questo video. Cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, devo dire, forse io avevo usato per un po' la 21, questa 24 aveva una mescola davvero nuova e top, perché comunque era morbida, pantofolosa, abbastanza reattiva, e comunque si sente che è una scarpa straprotettiva. Ho avuto il piacere di provare la 25, secondo me è molto migliorata, sono quasi due scarpe diverse. Devo dire che la 25 cade ancora di più a fagiolo della 24 per fare le corse rigeneranti. Secondo me l'avresti messa al primo posto, però ovviamente è chiaro che l'hai usata per poco e di conseguenza non è possibile. Tra l'altro è chiaro che nei prossimi mesi vedremo ulteriori novità, e probabilmente la potreste testare anche voi, visto che uscirà il 1° di febbraio. Cosa devo dirti? Non c'era una domanda, non ti devo rispondere. Devi andare con la tua seconda. Invece la mia seconda è la, in casa Mizuno, la Sky 6, che abbiamo, tra virgolette, aperto prima di Natale, e della quale ho un'opinione particolarmente elevata, perché comunque ti consente di correre molto, in maniera molto rilassata. Devo dire che i primi modelli erano molto più duri, questa qua è molto più nuvola, molto più morbida, quindi sono d'accordo, anche perché per me la scarpa rigenerante deve essere una scarpa morbida che ti fa venire voglia di uscire a correre anche se sei mezzo scassato e non c'è voglia. Invece, Andrea, al primo posto, lato tuo, hai messo le Invincible Run 2 in casa Nike. Cosa ne pensi di questa scarpa? Guarda, avevo utilizzato ultimamente le Infinity 3. Mi stavo trovando meglio, ma solo perché avevo un po' di problemi all'upsource. Io credo che siano state comunque le Invincible in montagna. È vero anche che mi stavo ammazzando di chilometri, quindi ci stava.
devo dire che adesso che ho risolto un po' il problemino non mi sta più uscendo il dolore allo psoas, e devo dire che comunque è una Invincible, è sempre una Invincible. C'è uno dei miei due soci che le stavo usando per fare lunghi a 3,40, 40 km a 3,40 con le Invincible, vuol dire che comunque è una scarpa sì che va benissimo per fare i rigeneranti, ma è comunque una scarpa che spinge. Sicuramente questo l'ho notato anche io tornando dalla Sardegna, quando avevo ancora problemi alla caviglia, questa scarpa ti fa correre davvero molto velocemente. Invece io al primo posto ho messo, ma solo perché tu mi hai tolto le due scarpe che avrei scelto, anche se comunque questa secondo me è davvero fantastica, stiamo parlando in casa Soconi delle Triumph 20. Cosa ne pensi? E poi ti dico la mia opinione. Ma secondo me è tanta roba. Vabbè, dai, ti sei scelto questa che non è banale. Diciamo che l'hai usata di più te che me. Secondo me è entrata davvero in gamba tesa tra le scarpe top come scarpe rigeneranti. Ha una schiuma clamorosa, è forse la più stabile, una delle più stabili, diciamo così, perché comunque anche la Nimbus è molto stabile. Devo dire che non si può volere di meglio da una scarpa da lento, da rigenero, perché è davvero una schiuma fantastica e ce n'è davvero in abbondanza. Quando avremo più tempo faremo un vero confronto con i sensori, comunque stiamo morendo di freddo, quindi non è possibile. L'unica limitazione secondo alcuni è che i lacci sono relativamente più corti, ma in realtà secondo me bisogna stringere meglio le scarpe per averle comunque precise. Secondo me questa scarpa vi fa correre anche velocemente, l'ho notato tornando da Dubai quando ero molto stanco dopo parecchie ore di viaggio e comunque con una sorta di jet lag di 3 ore, ho notato che nonostante tutto la mattina successiva sono riuscito comunque a correre in maniera pimpante nonostante non fossi in forma. Diciamo che la bellezza di queste mescole è che sono comunque stramorbide ma in effetti reattive, perché ripeto, la Invincible comunque vola e questa Triumph qua, voglio dire, ha la mescola che mettono poi sulle scarpe da gara, quindi sicuramente è veloce. Sì, diciamo che secondo me queste 6 scarpe sono quelle che raccomandiamo a tutti i podisti amatori evoluti e non, e che vi consentono comunque non soltanto di correre in maniera tra virgolette rigenerante, ma anche se volete di farlo velocemente. Sono più che d'accordo, sì. C'è qualcos'altro, ma alla fine queste qua sono le top. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running e ci vediamo alla prossima. Tiro fuori le mani per salutare e me le rimetto in tasca. Ciao!